Io perché sono andato a fare la fotomodella anche in Ungheria da una grande agenzia? Perché con i soldi che potevo guadagnare aiutavo i miei genitori e magari me lo tenevo in piccola parte per poi andare in discoteca a fine settimana con le ragazze amiche mie. Ilona, tu ti sei sposata, ti sei sposata molto giovane con un ragazzo italiano che si chiama appunto Salvatore, anche per cercare un po' di fuggire, no? E venire in Italia. Però hai detto che non è stato un matrimonio d'amore con Salvatore. Beh, io con Salvatore mi sono sposata, ma c'è stato un problema di mezzo, che volevo sposarmi, poi non volevo più sposarmi perché insomma, cioè, avevo ripensato, ma a un certo punto mio patrigno mi ha dato un schiaffo dicendo: ormai tutta la famiglia lo sa che e tu devi sposarti, al di là che se vuoi o non vuoi. Quindi mi sono sposata e sono venuta in Italia. E poi tu sei diventata, dopo una breve convivenza, sei diventata un'icona mondiale, famosissima anche in Giappone. Diciamo che questa è stata un po' la tua rivincita, Ilona? La mia rivincita era che in effetti in tutto il mondo mi hanno riconosciuto, cioè conoscono il mio nome.